che ci ha colpito moltissimo. E sul podio quindi sale Federica. Federica, vieni Federica. Ciao. Benvenuta. Allora Federica, so che tu devi dire qualcosa di importante sul nostro podio, però per capire tutti abbiamo bisogno prima di raccontare, di comprendere bene qual è il motivo per cui sei qui. Quindi ti invito, aspetta, ti aiuto. Grazie. Ti invito a venire qui, ad accomodarti. Allora, il racconto di questa storia, partiamo da una chat. Questo è il 9 marzo scorso, quindi 9 marzo 2022. Adesso leggerete una ricostruzione che abbiamo fatto sulla base del tuo racconto e delle chat vere e proprie che è legato alla tua denuncia, perché c'è stata una denuncia e anche una sentenza. Ecco, ciao amore, siamo arrivati. Chi scrive è tuo marito. Ciao amore, siamo arrivati. Tu rispondi, come è andato il viaggio? Marito, tutto bene, adesso ceniamo. La bimba ti saluta, ti salutano anche i miei. Allora, che cosa era successo? Che tuo marito, con la tua bambina che... Si chiama mia figlia di 5 anni domani. Che compirà 5 anni domani. Compirà 5 anni domani. Sono andati a trovare i parenti, i genitori di mio marito Mohammed in Libia, a Tripoli. In Libia, a Tripoli, perché sì. Tuo marito è di Tripoli. Di Tripoli. E quindi era già successo? Sì. Era già successo che il marito andasse con vostra figlia a Tripoli. Sono andata anch'io. Siamo Sei andata anche insieme, tu? Sì. Ok. Quanto era previsto che restasse? Inizialmente avevo chiesto non più di 2 settimane perché avrei sofferto troppo la mancanza di mia figlia. Certo, però un poi, paio di settimane. Però poi... Un attimino di silenzio in studio, per favore. La permanenza altro si è allungata. Altro scambio. Qui siamo al 16 marzo, quindi una settimana dopo. Tu scrivi, normalmente, questo messaggio. Buongiorno, che fate? E tuo marito risponde... Tra poco usciamo per fare una passeggiata, la bimba ha ricevuto una nuova bambola dai nonni e è felicissima. Tu dici, wow, mandami una foto e comunque la vedrò al vostro ritorno. La bambola la vedrò con la piccola al vostro ritorno. E tu dici, certo, quindi tutto normale, tutto normale. Normale scambio di messaggi tra una mamma e moglie che sta in Italia col marito e padre della piccola che stanno in Libia a trovare i suoceri. Come era nato il rapporto tra te e tuo marito? Cioè la storia d'amore, com'è nata? Ci siamo conosciuti a Malta. A Malta. Io sono andata lì per fare una nuova esperienza e per migliorare il mio inglese scolastico. Lì lavoravo in 2 caffetterie, una la mattina e una la sera, e lui era cliente di entrambe le caffetterie. E quindi ci siamo conosciuti così, poi lui mi ha chiesto di uscire e siamo usciti. E... Lui era solo lì? E accompagnava la sorella. La sorella. La sorella che lavorava al tempo all'ambasciata libica a Malta, essendo diplomatica, quindi lui accompagnava lei lì. Una diplomatica, quindi, una diplomatica, la sorella. Sì. Ok. Quindi nasce questo amore lì a Malta, dopodiché vi trasferite in Italia dopo quanto tempo? E dopo 2 anni, trascorsi 2 anni a Malta, ci siamo trasferiti in Italia, e io aspettavo nostra figlia, e quindi siamo venuti in Italia per avere anche l'aiuto da parte della mia famiglia. Certo. E siamo venuti qui di comune accordo, lui era molto contento di venire in Italia con me e ci siamo trasferiti. Quindi lui non è che ha detto andiamo a vivere a Tripoli? No, no. Assolutamente no. Di comune accordo avete detto andiamo a vivere in Italia? Sì. Nasce questa piccola, poi vi sposate? Sì, certo. Con una certa fretta? E, ci siamo sposati al comune soprattutto per lui, per i documenti. L'avremmo fatto comunque, però l'abbiamo fatto in maniera molto veloce per regolarizzare i suoi documenti. Che uomo è tuo marito? Che cosa ti ha fatto innamorare? Io mi sono innamorata di lui perché non ho mai conosciuto una persona così buona, generosa. Sempre. Buona. Soprattutto questo, no? Allora... Tu sei colpita proprio dalla bontà d'animo di questa persona che la dimostra ogni giorno, che non fa alcun problema a venire a vivere in Italia, vi sposate. Lui non lavora, però lavori tu, quindi sei anche il sostentamento, diciamo,
della famiglia e lui ti ha mai chiesto, guarda, ho cambiato idea, voglio andare a vivere in Libia, te l'ha mai detto? Lui era insoddisfatto in Italia e mi aveva proposto di andare a vivere lì perché mi aveva detto che la sorella avrebbe potuto trovargli un lavoro e che l'avrebbe trovato anche a me, però io non me la sono sentita. Non te la sei sentita? No. Anche perché qui comunque c'era il tuo lavoro, avevate il sostentamento, la tua famiglia, certo. Quindi l'aiuto, eccetera. C'è tuo papà in studio? Sì. E lei? Buonasera. Allora, attenzione, torniamo alla primavera scorsa. Di nuovo quindi tuo marito con la tua piccola, con tua figlia, con vostra figlia, vanno in Libia a trovare i genitori di lui per qualche settimana. A un certo punto succede qualcosa che ti inizia a far sospettare. È il 2 aprile, quindi meno di un mese dalla partenza, abbiamo la ricostruzione. Federica, non so se già avevi un qualcosa, o forse tranquilla, è ancora tranquilla, scrive: ora che stai meglio potete tornare in Italia, vuoi che ti faccia i biglietti per il ritorno? Gli scrivi, perché non aveva voluto fare il biglietto di ritorno, di ritorno. In un primo momento non aveva voluto fare il biglietto di ritorno, ma solo quello di andata, solo il Roma-Tripoli. Quindi tu dici, faccio i biglietti per il ritorno? Lui risponde, no, poi ci penseremo. Tu dici, ma rischiamo che aumentino di prezzo. Sappiamo che più ci si avvicina alla partenza, più aumenta il prezzo. Lui risponde, non ti preoccupare. E tu dici, ma te li pagano i tuoi? E lui non risponde. Non risponde. In queste settimane tu hai fatto delle videochiamate con tua figlia? Sì. Il primo periodo il contatto era costante, tutti i giorni, sia foto, video. Era tutto tranquillo. Tutto tranquillo. Tutto tranquillo. Ma questo ritorno comincia a essere rimandato, sempre rimandato. Quando è che hai cominciato a sospettare qualcosa? Quando lui mi ha detto che aveva prenotato il volo di ritorno. E dato che non c'è il volo diretto Tripoli-Roma, c'è uno scalo ad Istanbul, io chiedo se il volo Istanbul fosse andato bene e lui mi ha risposto non siamo partiti. Ok. Perché in aeroporto ci hanno bloccato. Ecco, guardate lo scambio. Federica dice che bello, perché lei pensa che stanno tornando, quindi dice che bello, non vedo l'ora di riabbracciarvi. A che ora atterrate esattamente? Così mi organizzo per venirvi a prendere, chiaramente sottinteso. Tuo marito risponde, Federica, c'è stato un problema. Un problema? Siamo bloccati all'aeroporto e ci hanno ritirato il passaporto. Quindi non possiamo viaggiare. Tu che cosa fai? Chiedo come sia possibile un ritiro di un passaporto e il motivo soprattutto. E lui mi aveva detto che era andato alla polizia a fare una denuncia per questa cosa. Io poi nei giorni successivi ho contattato la Farnesina e l'ambasciata e l'ambasciata italiana a Tripoli mi ha detto che con i loro contatti dell'aeroporto avevano saputo che nessun tipo di passaporto era stato ritirato, quindi che non era vero. Questa cosa naturalmente ti getta uno sconforto e ti fa sospettare che lui non voglia tornare. Esatto, sì. Allora, dobbiamo andare sulla questione religiosa, nel senso che tu ti sposi con lui e a un certo punto ti converti? Sì, corretto. Com'è andata questa conversione? Qualcosa che hai sentito da dentro? Allora, o lui ha cercato di convincerti? Io mi sono convertita solamente dopo 2 anni dal matrimonio. È una cosa sentita, io già seguivo tutte... Già avevo abbracciato la cultura e la religione islamica perché avevo rinunciato alla carne di maiale, agli alcolici, al fumo. L'avevo fatto soprattutto per me, per la mia salute. E nel 2019 ho deciso di abbracciarla e di convertirmi appunto all'Islam. Questo è 2019? 2019. Mentre questa partenza dalla quale non sono mai tornati... 2022. È stata nel 2022, quindi qualche anno dopo. Ed è successa un'altra cosa, cioè che... Prima che partissero, tu hai cominciato a manifestare dei dubbi nei confronti della religione? No, non dei dubbi. Io non mi sentivo nella preghiera serena. La facevo con un senso di dovere piuttosto che con il cuore. E io mi confidai con mio marito, gli dissi, mi sta succedendo questo. E lui mi ha detto, può succedere, smetti di pregare e vediamo come va. Quindi eravamo sereni.
poi durante la permanenza, quando lui era fuori, mi continuava a chiedere, allora come va? Come va quella preghiera? Ah, mentre era in Libia? Mentre era in Libia. E io continuavo a dire che comunque non me la sentivo di farla. E lui era sereno su questo? Quando era in Italia sì. Lì poi ha iniziato a farmi sentire in colpa, non farmi sentire adatta, inadeguata, non essere una buona musulmana. E mi chiese di firmargli una dichiarazione scrivendo di non essere più musulmana. Aspetta, questo è un punto importante. Quindi, in questi scambi di telefonate, di messaggi con lui, lui ti chiede della preghiera, tu dici io continuo a viverla con disagio, non mi sento coinvolta, e a un certo punto lui ti chiede di scriverlo? Di scriverlo, sì. E mi dice, di scrivere che cosa, esattamente? Una fotocopia del tuo passaporto e scrivi che da tot data non sei più musulmana. Io sotto pressione l'ho fatta. Sotto pressione di chi? Sua. Sua. E io l'ho mandata. Ma la mia cioè, non hai avuto il sospetto? Cioè, non era qualcosa di strano? No, io mi fidavo ciecamente. Certo. E la mia non era un'intenzione di dire non credo più. Io mi sentivo in colpa, non mi sentivo una buona musulmana. E quindi sotto pressione ho scritto di non esserlo, ma non come intenzione di non credere. Mandandogli un documento. Fotocopia del passaporto. Ma lui perché ti ha chiesto? Cioè, ti ha motivato? Perché ti dovevi mandare un passaporto e scrivere questa cosa? Perché? Non lo so, poi io ero in ufficio, stavo al lavoro, quindi non ho avuto nemmeno... L'ho fatto senza ragionarci. In piena fiducia? Sì. Tuo marito. Questo è stato l'unico motivo di screzio? Cioè, come tu vivessi la religione, è stato l'unico motivo di screzio e il vostro rapporto andava... Bene, la vostra relazione. Gli alti e bassi ci sono sempre stati, ma credo che siano normali in ogni famiglia. E rispetto all'educazione della bambina? Tutto bene, andavamo tutto d'accordo, bene. Sì. Ok. Che cosa succede? Che le settimane passano, lui non torna, la bambina è con lui, e a un certo punto decidi di denunciare. Prima però attenzione, perché l'8 giugno, guardate questa ricostruzione dei messaggi, Federica scrive... 8 giugno, dove sarebbero dovuti tornare fine marzo. Siamo all'8 giugno. Federica dice, come state? Mi mancate? Sto provando a chiamarvi. Il marito dice, non posso rispondere. Federica, ma che succede? Mi fai preoccupare. Marito evasivo, non niente, non posso. Ho detto che non posso, ti richiamo io. E ti richiamo poi? Cioè, no. No. Usava sempre come scuse, adesso non è con me. Adesso non c'è linea, non c'è connessione internet, non prende bene. Ora sta a scuola, ora non è con me. Quindi per mesi tu non vedi più tua figlia? Esatto. Ogni volta le comunicazioni diventavano sempre più rade nel tempo. Più rare. A un certo punto decidi di denunciare. Qui in studio abbiamo anche l'avvocato Duilio Cortassa, che ti sta seguendo in questa vicenda così difficile da affrontare. Anche da questo punto di vista. Quando decidi di denunciare? Il 9 giugno. Giugno? Il 9? 9 Quindi giugno. Dopo questa... Perché capisci che cosa? Che lo pregavo per farmi vedere mia figlia. E non è una cosa normale. Allora, lo denunci. Lo denunci... Per quale ragione? Cioè, che cosa succede? Per sottrazione di minore. Sottrazione di minore. Sottrazione di minore. Glielo dici che l'ha denunciato? Io, no, non glielo dico apertamente, no. E continui a non vedere mai tua figlia? Continuo a chiedergli di farmela vedere. Però lui trova sempre scuse per non farlo. E le poche volte in cui poi mi ha videochiamato, si trovava sempre in macchina, con lui alla guida e la connessione andava e veniva e non riuscivo mai a comunicare. Ecco, a un certo punto c'è una sentenza. Quando arriva la sentenza del tribunale? Qui in Italia il 27 ottobre abbiamo fatto... Il 27 ottobre, giugno, va ottobre, arriva la sentenza. E lui lo viene a sapere di questa sentenza? Credo di no. Che cosa hanno deciso i giudici? Hanno affidato la minore a me e hanno ordinato il rimpatrio immediato della minore in Italia.
Quindi c'è un'ordinanza del giudice di far rientrare la minore in Italia ed è affidata a te. A te che non riconosci più quest'uomo. Tu la prima cosa che hai detto? Buono. Quest'uomo buono, del quale mi sono innamorata, abbiamo voluto una figlia insieme, ci siamo sposati, mi sono convertita all'Islam, non lo riconosci più, ti chiede un documento con una dichiarazione che tu non... Qual è esattamente le parole che hai usato in questa dichiarazione? In tot data, non ricordo bene la data esatta, io sottoscritta Federica Federici non sono più musulmana. Ecco, adesso ti sei fatta un'idea del perché ti abbia chiesto questa dichiarazione non sei più musulmana? Purtroppo sì. Ti sei fatto un'idea. Ed è quella che lui cercasse un documento, un pezzo di carta, dove c'era scritto che tu non sei più musulmana, per poterlo utilizzare al tribunale in Libia. Sì, dove lui ha chiesto l'annullamento del contratto di matrimonio e l'affidamento della minore a lui. In Libia. Questo ha la complessità, perché tua figlia è cittadina sia italiana sia libica. Qui in Italia c'è un'ordinanza per cui tua figlia deve venire con te e lì invece lui chiede che sia affidata a lui. E ci sarà il 21 febbraio l'udienza. 21 febbraio, perché c'è stata già l'altro giorno... C'è stata già, ma è stata rimandata perché io non ho ancora il visto. Non è il visto. Quindi rimandata al 21 febbraio. Adesso salirà sul podio per la tua richiesta. Io mi sono fatto un'idea, naturalmente, leggendo la tua storia, cioè che lui abbia visto vostra figlia come il coronamento di un progetto di vita anche legato, no, alla religione musulmana. Nei momenti in cui ha sentito le tue incertezze, ha fatto quest'atto che assolutamente non si può fare, un atto illegale, quello che ha fatto. Tu hai mai provato, diciamo, a parlare con lui al di là della figlia e a ricucire il rapporto con lui? Certo. Io gli scrivo un giorno sì e un giorno no, ma non risponde. Poco fa ti ha risposto però. Mi ha risposto sul gruppo Facebook. Poche ore fa, quando è successo? Sì, poche ore fa. Allora, quest'uomo che l'ultima volta si era fatto sentire quando? L'ultima volta che mi ha fatto vedere Acer è stato il 9 ottobre. 9 ottobre, sì. Ok. Poi mi ha rinoltrato dei messaggi 3 volte dal 9 ottobre chiedendomi la copia della denuncia. E ovviamente di annullarla, mi aveva chiesto di annullarla. Certo. Federica è disperata, l'11 novembre dice ho fatto un video per la bambina, faglielo vedere, lui non risponde. Non risponde più, legge però perché si vedono le spunte blu, quindi legge. Ecco, improvvisamente che cosa succede? Che tu scrive su un social network, io adesso andrò in televisione a parlare della mia storia. E lui ti manda un messaggio privato, quindi... Per la prima volta si rifà vivo. Che cosa ti ha scritto? Mi ha detto... ha sicuramente letto l'articolo del Corriere della Sera che ha scritto Monica Sargentini e mi ha detto almeno di la verità, non dire che non ero presente, non dire che non ho voluto imparare l'italiano, non dire che le mie sorelle non ti hanno aiutata, non dire... Mi ha solo rimproverato di ciò che ho dichiarato. Ci ha detto dillo in televisione. Dillo in televisione che sono un bravo padre, dillo in televisione che le mie sorelle ti vogliono bene, dillo in televisione. Adesso salirei sul podio, che idee ti sei fatta, che cosa è successo? Esattamente. Perché lui quando è partito con valigie non per 2-3 settimane, ma poi ripensandoci per stare tanto tempo. Quindi secondo te lui è partito già con l'idea di restare lì? Penso di sì. E mi rimprovero di non averlo capito prima. Lui spesso portava dei vestiti che non usava più e li dava ai fratelli in Libia, quindi io non ci ho visto del... Hai pensato che fossero per i fratelli? Sì, pensavo fossero per i fratelli. Quindi un rapporto d'amore vero, messo in discussione quello che si sospetta proprio dalla religione. Ma tu in realtà hai ancora, rispetto alla religione musulmana, hai scritto quella cosa, ma in realtà... No, io sono tuttora musulmana. Io non ho mai cambiato religione. Ho avuto un momento di sconforto, ma mi sono anche confrontata con l'imam. Insomma, succede. Non tutti siamo credenti tutti i giorni allo stesso modo. Allora, prego, vieni Federica. Perché adesso è un momento importantissimo. Non so a chi vuoi rivolgerti adesso.
C'è il nostro Premier, Giorgio Meloni, c'è il Ministro degli Esteri italiani che proprio adesso sono in Libia. Ecco, non so se in qualche modo siano investiti di questa vostra vicenda. A chi vuoi rivolgerti? Io adesso vorrei rivolgermi a mio marito, a Mohammed. So che sei un buon padre, so che vuoi bene ad Aj, e se le vuoi bene non privarla della madre. Lei ha bisogno di crescere sia con il padre che con la madre. Possiamo risolvere tutto insieme. Facciamolo per nostra figlia. Che domani compie 5 anni. Vai. Tu hai detto, ricostruiamo il nucleo familiare, questo che tu vorresti? Sì, di non privare nostra figlia della madre, dei nonni, di non privarla di questa cosa. Io non glielo farei mai a lui. Io glielo prometto che io non priverò mai mia figlia di suo padre e dei suoi familiari. La priverò mai. Vuoi dire qualcos'altro? Va bene così. Va bene così. È quello che volevi dire. Sei assistita dall'avvocato Duilio Cortassa, che saluto e ringrazio. E questo naturalmente è un appoggio importante. Speriamo che qualcosa possa accadere. Speriamo. Soprattutto nel cuore di tuo marito. Ecco. E poi a livello legale. Un abbraccio anche al papà, a tuo papà che sta in studio. E noi torniamo tra pochissimo. Grazie Federica.